Se nel campionato di eccellenza vige, almeno fino a questo momento, un sostanziale equilibrio tra le prime posizioni in classifica, in promozione c'è un vero e proprio dominio. Il Grotta di Raffaele Di Pasquale sta letteralmente divorando il campionato. 7 vittorie in 7 gare, primato in solitaria con ben 5 punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, Lioni. Un rendimento praticamente mai visto negli ultimi anni, che dopo poche giornate ha designato già una chiara favorita per la vittoria finale del torneo. Dietro però la situazione non è tanto squilibrata. Lioni, Baiano e San Marzano, racchiuse in 2 punti, posseggono organici di tutto rispetto e fino a questo momento hanno avuto un trend di risultati abbastanza simile. Segue a ruota il Montemiletto, ancora non del tutto collaudato, ma con la sensazione di poter ben figurare andando in avanti. La sorpresa, ma non troppo, resta l'FC Avellino, a pari punti con i gialloverdi di Silano, con una formazione giovane che sta stupendo tutti per qualità e continuità di risultati. Insomma, se da un lato c'è il Grotta che fa praticamente campionato a parte, dall'altro sarà interessante vedere come andrà delineandosi la zona playoff e soprattutto se in questa stagione gli spareggi per salire di categoria verranno disputati. Ed è lì, eccoci per questa seconda parte dedicata alla promozione, un piccolo spazio alla prima categoria, ma ne parleremo dopo. Francesco, abbiamo assistito al servizio di Alfonso sulla promozione. Grotta stradomina, è straripante quando vince, non si ferma più. Vabbè, l'ho seguito per Sport Channel un paio di volte quest'anno, è una corazzata veramente forte, anche in panchina, giocatori importanti. Poi è gestita bene la mister Di Pasquale, quest'anno ha tutti gli ingredienti per fare il salto di categoria che è puntualmente ogni anno ambisce, quindi quest'anno poi hanno già un solco da difendere. Io spero per la squadra di Grottaminarda, perché prima cosa una tifoseria eccezionale, ha tutti i componenti per fare l'eccellenza, quindi diciamo che hanno già, non dico un piede in eccellenza, però stanno camminando. Si staranno grattando in questo momento. Sicuramente, però mi conosco una Grotta. Sono molto scaramante. Mi conosco una Grotta, io sono un, tra virgolette, un loro talismano, infatti mi sento spesso con il capo tifoso, dice vieni a fare la telecronaca perché con te vinciamo sempre. Quindi, e poi mi è andata nel culo la squadra perché sono diventato amico di Cioffi, di Avorio, quindi sono giocatori veramente bravi, di carisma e per me sprecati anche per la promozione perché sono forti. Antonio, lo possiamo dire, è un Grotta che non c'è rivale? Al momento no, al momento non ha nessun rivale. Però la prossima giornata c'è il Lioni, prima contro seconda praticamente, e quello sarà la prova del 9. Bisogna vincere per ammazzare definitivamente il campionato. Francesco, il Lioni è il vero anti-Grotta? Beh, sulla carta giocatori importanti, Torsiello, 5. Forse pochi. Sì, però forse mi sta assicurando se ne sta Lioni, quindi anche con la Second Olfi, con una squadra abbastanza mediocre, ha fatto campionato importante in promozione, quindi il cosiddetto manico del Lioni è importante. Comunque, come diceva Antonio, per il Grotta forse questo è il primo vero banco di prova. Ho visto anche le immagini di Gesualdo, ora sta pure soffrire il Grotta. Quindi su una un campo terribile. Esattamente. Terribile. E a portare a casa e andare a posto in palo. Quindi la squadra di Pasquale, se sta a soffrire su questi campi, diciamo che può superare indenne anche la prova del Grotta. Tra l'altro dobbiamo ricordarlo, Sicuranza è uno di quelli che ha vinto questo campionato quando era alla Bisaccese molti anni fa. Aveva voglia, insomma, di riconfrontarsi con una realtà importante. Potrebbe essere l'anno giusto per beccare almeno un posto nei playoff. Sì, quest'anno il Lioni, anche se Lioni, come a mio avviso, sta continuando il lavoro fatto nello scorso mercato di riparazione, perché arrivarono Torsiello e 5 proprio alla fine del calciomercato, quindi poi ha fatto qualche innesto insieme a questi due calciatori e può dire la sua in questo campionato. Io spero per loro che comunque meritano forse un posto nei playoff, perché comunque è un comune importante, Ratti Spina vuole fare calcio e speriamo che ci riescano, perché devono e possono fare i playoff. Soprattutto hanno le strutture. Esattamente, Giordano è un campo bellissimo. Che qua non è, che nella bassa Erpinia latitano. Il Romano di Grotta, gli Orlano di Lioni, dire sono campi importanti. In città di strutture agibili non ce ne sono. Esattamente. Ci dobbiamo spostare a Montemiletto. Prima di arrivare in altre Purtroppo le strutture avellinesi sono sempre state il trono d'Achille, anche della scuola dell'Avellino. Il campo di Ferrovia è chiuso, conosciamo i motivi. San Tommaso il campo di San Tommaso con le panchine nelle
nelle recensioni che rischia di cadere dalla vabbè, ci sono anche i copertoni per drenare l'acqua. Ci sono, ci sono tanti problemi, diciamo così. Sì, sì. Non è normale che bisogna arrivare a Pratola. Non so se il campo B adesso del Partenone sia agibile o meno. Vedo che c'è l'erbetta, non so se... Lo hanno rifatto, vabbè, ci vorrebbe una puntata solo per parlare delle strutture sportive, ne parleremo in futuro. Adesso continuiamo a parlare di calcio. Passiamo al calcio. Poi una puntata triste poi su questa struttura che... Francesco, FC Avellino. Sì, la squadra di Padron Galluccio e di quella russa a 10 punti in classifica mi sta impressionando. Poi ha questo Nicolò Pescatore che ha fatto due gol da 6 punti col Gesualdo e con la bici accese, che hanno fatto sì che la squadra di De Luca, miglior difesa del girone. Perché la cosa interessante miglior difesa del girone che perde Flammia. Esatto, è a De Vita 2001 che l'ho visto con te Sabino, ricordi nella prima partita contro il, mi sembra, San Vitaliano, non mi ricordo che partita, 0-0. Cimitile, un 2001 veramente importante che poi fu messo nella top 11 della vostra trasmissione. Quindi secondo me all'FC ci manca l'attaccante di sfondamento, il vero numero 9, secondo me. L'anno scorso c'era Iattarelli che faceva movimento. C'è un dato fondamentale, che l'FC Avellino ha perso solo una partita. Una volta con Leoni in casa, 2-0, mi sembra. E gli unici due gol subiti in campionato della squadra. No, 3, uno col Serino. Uno col Serino e due con Leoni. Quindi due partite subito con questa squadra. Sì, esatto. In 7, c'è qualcosa che... Io ho parlato con mister Sgambati quando ho fatto Grotta San Marzano e lui mi ha chiesto una lista sul girone. Ho detto, mister, io sono stato ipnotizzato da questa squadra, che è difficile fargli gol, però io comunque Gagliardo, Tucci, i tre portieri d'Alfonso, da Cirno, Scannella, Lancillotti e Ruta, che comunque sono giocatori che venivano da categorie inferiori ma che stanno facendo la differenza in questo campionato. Quindi forse anche la mediocrità del campionato fa sì che questi calciatori che hanno fame, secondo forse me la fame di, esatto, non, hanno fame di non fare bene, di campionato mediocre, hanno fame di fare bene, beneventane come lo scorso hanno anno. Fame di fare bene, poi hanno il portiere Nicastro che hanno avuto in prova contro l'Avellino in amichevole, che sta ben impressionando, cioè hanno fatto comunque 0-0 sul campo della Marianese con una corazzata. È una squadra che De Luca fa giocare bene, comunque, anche qui si vede la mano del tecnico, perché il pupillo di Colea Russo fa giocare bene le sue squadre. Io ricordo col centro storico Avellino che ha vinto il campionato, quindi è una squadra che per me può diventare l'outsider, però domenica ha un banco importante perché gioca ad Ariano. Andiamo a scoprire cosa ne pensa Antonio Annaccone con il servizio. FC Avellino non smette mai di sorprendere. Classifica alla mano i ragazzi terribili di mister Sergio De Luca. Sono sesti a ridosso delle migliori con 10 punti conquistati grazie a 2 vittorie e 4 pareggi, soccombendo per una sola volta e contro i Lioni, una corazzata che può vantare diversi giocatori d'esperienza per questo girone. Tra le mura amiche hanno raccolto ben 7 dei 10 punti fin qui totalizzati, media inglese per un gruppo che non smette di stupire se stesso e le avversarie. Seconda miglior difesa del torneo di promozione girone C, sono solo 3 le reti incassate, meglio solo il San Marzano che ne ha subite 2. Male invece l'attacco, 4 le marcature all'attivo con Niccolò Pescatore, autore del 50% della produzione offensiva. Differenza reti che resta però positiva, ovviamente tutto è migliorabile, ma il DG Alberto Colarusso può essere ancora una volta fiero del cammino della sua rosa allestita in estate, che per il momento si sta regalando diverse soddisfazioni. L'FC è da sempre una fucina di giovani talenti di ottima prospettiva che, grazie agli innesti di calciatori d'esperienza, riesce spesso ad esprimere un buon gioco per una società che, come ogni anno, ha l'obiettivo di mantenere una categoria, la promozione, che resta un vanto di cui fregiarsi su tutto il territorio provinciale. Un vanto, dicevi bene. Secondo te Antonio riuscirà in questa impresa, anche se di impresa non direi, perché comunque sta giocando bene. Abbiamo detto prima, ha perso soltanto una gara dopo 7 partite. Non è un'impresa mantenere la categoria, però è questo che è l'obiettivo che dichiara la società. Il DG Colarusso ogni anno mette in piedi una squadra che è fondamentalmente fatta di giovani, che hanno un'ottima prospettiva. Aggiunge quelle 4-5 pedine di esperienza, vedi Gagliardo, vedi Tucci, e riesce sempre a sorprendere. Una squadra allenata bene, come diceva Francesco. De Luca, si vede la mano di De Luca, non c'è nulla da fare.
la mano c'è, allenata bene e che può togliersi molte soddisfazioni. Poi Gagliardo e Tucci col patch di mercato, perché sono giocatori secondo me di eccellenza. I classici esuberi dell'eccellenza che vanno insomma a rimettersi in gioco nel cambio di promozione. Sì, per questo dico, è stato fatto un mercato importante mirato. Perché la squadra sotto l'aspetto qualitativo è stata migliorata molto. L'anno scorso c'erano Lombardi e Musso a centrocampo. Si è rinforzata sotto l'aspetto qualitativo e soprattutto è un FC diversa perché c'è proprio un gioco diverso. Lo scorso anno pensava molto a difendere solo, anche a non prendere gol. Quest'anno c'ha molta qualità in ripartenze, sovrapposizioni. Sì, dopo. Purtroppo, come dici tu, lo scorso anno, se non sbaglio, il giorno di andata, nel girone appunto avevano 28 punti, quindi sì, zona sì, playoff. Sì. Poi l'addio di Attarelli con Casaburi ha dato quella... Per quello dico io, forse ci manca un vero numero 9 a questa squadra. Io ho parlato poc'anzi anche con il patron Galluccio questa sera, prima di venire qui, e lui mi ha detto che praticamente... L'unica nota suonata è il tifo, che loro non hanno tifosi, loro vorrebbero più affluenza a Rocca di San Tommaso, forse vuoi per Lino Calcio, che non so se gioca di domenico o di sabato, quando sono impegnati in casa, loro vogliono maggior apporto forse da parte della gente del Rione, perché comunque la squadra va forte e loro sperano nel supporto del tifo locale, anche se in questa provincia forse troppe squadre giocano il sabato. Beh, non è nemmeno facile, essendoci lì, è vero che il San Tommaso si è spostato a Prato la Serra, però la squadra che rappresenta il quartiere, la prima squadra che rappresenta il quartiere è comunque il San Tommaso, quindi certo. Non è facile. Secondo me con i risultati e col gioco si può far affezionare qualche tifoso in più e comunque portare avanti questa bella realtà. Comunque giocano in promozione, quindi la promozione è un campionato, secondo me già dalla promozione in poi sono i veri campionati dilettantistici. Francesco, anzi la faccio Antonio, anche sì. Secondo me sei di parte. Se l'FC Avellino a dicembre mette diciamo in cassaforte un acquisto o due, fin dove si può spingere? Bisogna vedere come si piazza a dicembre, come è piazzata. Poi dalla posizione in classifica ne scaturirà ovviamente il mercato e se c'è la forza, se c'è la voglia, se c'è la volontà della dirigenza di fare bene e di fare molto di più, probabilmente l'FC potrà ambire almeno a disputare una post-season importante, anche perché è lì, è dietro il Montemiletto. A pari punti con una corazzata. Francesco, visto il mercato dell'FC in questi anni, giovani di prospettiva, esuberi dall'eccellenza, giocatori che avevano voglia di rilanciarsi, tipo Ancelotti, Ruta, lo stesso Scannella, il nuovo bomber dell'FC Avellino potrebbe, vista la filosofia della società, essere ripescato dalla prima categoria? Qualche giocatore semmai che ha fatto l'eccellenza, la promozione negli anni scorsi e che si è trovato... tra virgolette in mezzo alla strada ed è ripartito alla prima categoria. Bisogna vedere se appunto Galluccio e Colarusso cosa vogliono fare, come dice Antonio, dipendere dalla classifica, però a mio avviso a prescindere serve un bomber questa squadra, tipo già un attaccante come Simone, che l'anno scorso era al San Tommaso, il pupillo di Fasano, già secondo me è buono per la causa dell'FC, non so nemmeno i costi di questo attaccante, però l'anno scorso con la media del Grifo non ha fatto male perché era infortunato, però un attaccante possente di stazza, che secondo me potrebbe fare al caso dell'FC Avellino, perché comunque già conosce il campo, già conosce la zona, non è un attaccante da non... anche, non anzi, colgo l'assist però... a Galluccio e Colarusso di seguire Simone, non so dove gioca attualmente. Consigli sugli acquisti. È un attaccante... Beh, la settimana scorsa avevamo consigliato De Simone, forse... 2 settimane fa De Simone. È andato al Marano adesso De Simone, però, l'ex Virtus. Che è un'altra, sì, che è un'altra punta che potrebbe tornare in promozione. Ma per esempio la Virtus, l'FC, un attaccante come De Simone, non so se per costi, è il secondo il budget o la filosofia della squadra, dell'FC Avellino, perché è un attaccante che comunque non penso che guadagni poco. Francesco, dall'FC Avellino alla Vissariano che dopo i continui cambi in panchina con Fasano ha trovato la sua dimensione, sta risalendo la classifica, Capodilupo ha ripreso a segnare, la Viss può reinserirsi nella zona alta della classifica in pianta stabile? Domenica c'è lo scontro proprio a Reno FC Avellino, domenica al campo Ufitano, con Fasano sicuramente, se non sbaglio, ha fatto 2 vittorie consecutive l'Ariano, quindi può dire la sua. Poi ha trovato in capogruppo il solito Mattatore, anche Cavotta,
che era uno dei superstiti della scorsa stagione, quindi stanno facendo bene. Io ha recuperato Luzzi, ha recuperato Savarese. Vabbè, diciamo che la squadra dello scorso anno c'è, lo statura c'è, hanno ancora Mazzone in porta, se non sbaglio, quindi il veterano dei veterani tra i pali. Sì. Anche qui però c'è bisogno, di secondo me, di fare un po' di mercato, perché in difesa forse l'Ariano ha bisogno, perché forse l'Ariano ha bisogno di tranquillità. Subisce, se non sbaglio, ha vinto due partite consecutive per 3-2, quindi comunque la difesa che è ballerina, sì, traballa, però in attacco comunque riesce con Capodilupo a risolvere il match. Zeman diceva che chi vince basta fare una rete più degli altri per vincere, quindi Basano sta sfruttando la filosofia del boemo. Io spero che per loro, perché Ariano poi merda il calcio, mostra nella piazza che sta in Serie D negli ultimi anni, quindi spero per loro di... Deve registrare qualcosa in difesa, Fasano. Antonio, Gesualdo in difficoltà, Serino in difficoltà, la Bisaccese comunque arranca, queste tre squadre possono risalire la china? Il Gesualdo può farlo, e anche la Bisaccese. Quella che vedo più in difficoltà in questo momento è il Serino. Il Serino è in netta difficoltà. A inizio campionato sembrava una squadra che aveva altri obiettivi, ha due o tre giocatori importanti, due o tre giocatori di prospettiva, ovviamente, tutto il plotone, il blocco degli stranieri, tra cui l'argentino Ojeda, quello che mi ha più meravigliato, è dotato di un sinistro eccezionale, però non gira. Secondo me le vittorie aiutano a far crescere questa squadra, forse perché anche non riesce a vincere una partita. Però per se vincere, il Serino riesce a vincere, forse... Manca qualcosa, no? Cioè, manca qualcosa. E con qualcosa... Io conosco un paio di giocatori, il Tornatore, Rescigno, che sono vari giocatori. Sì. A parte questo, solo loro, perché ma da centrocampo, in poi è difficile segnare, macinare il gioco se non hai le persone... Vabbè, non c'è da sì, centrocampo che ti fa... L'anno scorso c'era da sì. Non c'è una punta che ti fa salire la squadra. La RAC, che sono sbagliato, in Croazia adesso, la RAC. A Malta. Direi di andare a vedere il prossimo turno. Va bene. Analizziamo il prossimo turno. Turno importante, abbiamo detto già di Lioni Grotta. Francesco, c'è Baiano Saviano, dal lato l'ambizioso Baiano di Toni D'Avanzo, dall'altro lato il Saviano di Gianni Simonelli. Allora, Gianni è il professore, però a mio avviso Simonelli forse è vicino alla bandiera della Turris, dicono gli addetti ai lavori. Anche se io per dico, il momento fa il direttore tecnico. Io dico che se Baiano vince, non vince il Grotta, può dire la sua anche nel campionato. Io spero che il Baiano vinca perché hanno fame di calcio anche lì, quindi dico 1x. Antonio, Bisaccese Real Sarno. Bisaccese deve vincere, quindi è 1. Francesco, Gesualdo, Lions, Monza e Miltum. Due squadre che vengono da un brutto periodo, effettivamente. Lions, Monza e Miltum, io credevo che era la squadra da battere, perché mi ricorda la Virtus ovviamente di qualche anno fa, da Cerno, Riga, Trifone. Potrebbe essere un'incompiuta, sì, per questo. Esatto, se vince a Gesualdo si rilancia, anche se il Gesualdo prima o poi anche in casa deve vincere, perché ha vinto fuori casa una partita e ha fatto un pareggio, quindi X, vedo un pareggio. Antonio, il San Marzano, che è la salernitana più irpina di tutte, contro la San Severinese. Qui c'è l'X. Lioni Grotta. Questa gol più over e ci togliamo dalle... è la regina delle partite questa qua. Io simpatizzo per il Grotta, però degli amici come Torsello e Cimo che giocano a Lioni, diciamo un gol, va, tanti gol. Antonio, sfida salvezza Serino Cimitile. Qui preparranno chi avrà più motivazioni, spero le abbia il Serino, quindi 1x. Francesco, Mariglianese San Vitaliano. 1 fisso. Antonio, Ariano FC Avellino. Bella gara, bel dilemma, e quindi X più gol. L'FC Avellino non perde neanche. Se l'FC non perde ad Ariano, veramente può... Io credo può che tutti. Sì. Può sorprendere tutti. È una realtà. Comunque diventa realtà. Ha pareggiato 0-0 sia a Marigliano sia alla Lions Monza. Perciò sono andato contro e ho fatto X più gol. Quindi non perderà. Apriamo questa piccola parentesi sul campionato di prima categoria, dove c'è il Mercogliano che va fortissimo. Io andrei a vedere la sintesi dell'ultima gara. Di Sport Channel, benvenuti dal comunale di Monteforte, terzo impegno per il Città di Mercogliano di mister Nicola Napolitano. Dopo la vittoria all'esordio sul Montella per 3-1, arriva il pareggio di Paternopoli per 0-0 con Iandoli, Pescatore, Volpe, non c'è Moffa. Rimessa lunga dall'ex Gallucci.
sale in area Di Falco, la palla è per lui. Gioia può calciare, Gioia traversa al settimo minuto, la traversa, dice di no al Mercogliano, dice di no a Gioia. La palla è buona, la palla passa, occasionissima per Cioffi, non impatta bene il pallone. Carienno con la Gioia, bene in partita Gioia. Gioia vuole allargare tutto per Sorinna, lo fa molto bene, può arrivare sul pallone l'ex San Tommaso, ci arriva, può metterla in mezzo, c'è Bolognese in area, Bolognese, il tiro, il palo, che azione per il Mercogliano però. Secondo Legno al minuto 30 per i locali, ma che azione sull'asse Renna Bolognese, Solunzio per Gioia, in aria, Gioia prova il sinistro, la palla passa, bravo Viscione a distendersi sulla sua sinistra, che parata di Viscione. Minuto 34, il Mercogliano adesso però sale di intensità, la palla è buona, sta cagliandoli, il tiro è gol del Mercogliano con Giovanni Iandoli, proprio lui. Minuto 44. Comunque il Mercogliano si diverte in mezzo al campo. I calciatori si trovano a meraviglia. Ora break però per Dello Jacopo. Ruggero Dello Jacopo. Seguito 1-2. Iandoli però non lo fa passare. E Di Mase fischia dopo uno di recupero. Il bollente spirito di Caudini, la squadra di Napolitano, partita alla ripresa. Calienno, Gioia, Di Falco, Nevola, prova il destro, Nevola, la palla termina di poco al lato, il destro, anzi no, rientra sul sinistro, Benedetto, lo prova adesso, lo carica, Giliberti, si supera in angolo, botta e risposta da una parte, Nevola prima, Benedetto poi, Giliberti ci ha messo la manona, va via sul sinistro, Sardiello, Benedetto, carica il destro, interessante, blocca Giliberti, la cicca bolognese, palla per Calienno sul sinistro, Calienno, bravo Viscione, Gioia resta lì alto, incredibile chance sprecata da Mercogliano al minuto 16 con Calienno, bravo Viscione, bolognese, gamba tesa di bolognese, però ho miei dubbi. Si becca il giallo bolognese. È il secondo. È il rosso per Bolognese. Incredibile, che espulsione. De Feo prova a calciare, pronto in area. De Feo, il tiro. Esterno, rete. Pancione. Sul sinistro. Lo prova. La palla termina di poco al lato. Cambia gioco per D'Amelio. Che stop. D'Amelio prova il destro. Palla al lato. Finisce qui, Mercogliano batte San Martino, 1-0, decide il colpo di testa di Iandoli al minuto 44 del primo tempo. Francesco, potrebbe essere l'anno buono per il Mercogliano? Lo spero quest'anno, perché comunque Sarti e Ferraro hanno fatto un buon lavoro, comunque sono arrivati giocatori come Iandoli che ha segnato, Bolognese, De Feo, Calienno, giocatori che la prima l'hanno sempre vinta, quindi con D'Amelio, con Denunzio, con Nevola, con lo statuto dello scorso anno, anche il portiere è cambiato, Giliberti, spero per loro che potrebbero fare il salto di categoria, bisogna vedere solo l'Accadia come squadra, come di Del Vecchio, come diciamo finire il campionato. Io spero per il Mercogliano che deve per forza fare la promozione, perché per il comune, per la storia, una squadra che merita il grande calcio, almeno a livello dilettantistico. Antonio, cosa ne pensi? Voglio aggiungere solo una... Parlavamo del Grotto e dei suoi tifosi, anche il Mercogliano i suoi tifosi. E poi porta tantissimi e gioca a porte chiuse, i ragazzi anche con la pioggia sono all'esterno. Mercogliano che potrebbe emigrare nuovamente a Montefrieda, ne stiamo aspettando notizie, vediamo cosa succede. Lo scorso anno l'ho seguito, i ragazzi del Bronx veramente cantano in maniera forsennata, incitano la squadra, e l'anno scorso il capitano Cunzoli andava sempre a ringraziare ad ogni incontro. Speriamo bene di vedere loro. Chiudiamo con questa parentesi sul città di Mercogliano, noi ci vediamo settimana prossima sempre con Polvere di Stelle, ore 21:40, mi raccomando, non mancate. Salutiamo Francesco Marrazzo, grazie per l'invito e buonasera. Grazie mille. Sabino, noi ci vediamo. Vabbè, tra pochissimi minuti come sempre. Ci salutiamo dopo.
Un saluto anche a Massimo Tecce in regia, sempre impeccabile noi, ci vediamo settimana prossima.